Noi ci occupiamo delle persone, cioè ossia di quelli che cercano collocamento, molto più che non di soddisfare le aziende, che ovviamente devono essere soddisfatte, ma è priorità numero due rispetto alla priorità numero uno, che è quella delle persone. Noi facciamo questo per il territorio ha bisogno che le persone che hanno bisogno di lavoro siano soddisfatte, il che non vuol dire non occuparsi delle aziende, ma le aziende sono un mezzo per raggiungere l'obiettivo. In generale nel collocamento è il contrario, l'obiettivo è quello di soddisfare le aziende, che sono quelle che poi in fondo pagano la consulenza. Quindi c'è questa grande differenza, ma è giusto che sia così, devono esistere al mondo sia l'uno che l'altro. Un progetto veramente che ha strabiliato tutti nei risultati, ma soprattutto perché abbiamo raggiunto tantissime persone che erano in difficoltà nel trovare un'occupazione, difficoltà ad abituarsi ad andare a lavorare, perché molti non avevano mai lavorato, e invece abbiamo raggiunto tutti, ridato la dignità alle persone, e come questa amministrazione sostiene da anni, l'unico modo per combattere la povertà è il lavoro e dare a tutti la possibilità di lavorare. Ma startup non è solo questo, perché poi ci sono appunto questi centri di prossimità dove le persone invece si possono anche recare per avere notizie sui servizi che offre il Comune di Genova e le politiche sociali, l'aiuto alle persone anziane anche solo banalmente per arrivare allo SPID, quindi insomma diciamo una parte un po' più tecnologica dove spesso diventa difficile avvicinarsi per le difficoltà. Ecco, startup è anche questo. Allora, in quest'anno e mezzo abbiamo seguito circa 7.000 persone, di cui il 60% hanno trovato lavoro certificato dai centri per l'impiego, e abbiamo preso in carico diverse aree legate alla cura dei beni pubblici. Quindi direi un bilancio estremamente positivo. Questo progetto è un progetto molto articolato e prevede i centri di prossimità, cioè dei luoghi presso i quali le persone possono andare per orientarsi al lavoro e cercare e trovare lavoro. Prevede le officine della cura, cioè dei luoghi che funzionano da base per la presa in carico e la cura di beni pubblici. Prevede dei luoghi presso i quali fare dell'assistenza digitale per aiutare i cittadini a muoversi nel mondo oramai digitale.